che insomma oggi potrei sinteticamente dire che sono legate a piccolissime cose. I cittadini hanno bisogno oggi di piccolissimi interventi di manutenzione che vanno quindi dai punti luce che non ci sono, che vanno dal combinamento, all'assenza dei marciapiedi. Io penso che la grande pecca degli anni passati sia stata proprio questa, cioè la mancata attenzione alle piccole esigenze dei cittadini che vivono nel territorio, quindi soprattutto nelle frazioni. Immediatamente quindi ci siamo attivati, quindi chi a Penitro aveva necessità dell'autobus che faceva un percorso totalmente diverso rispetto alle nuove urbanizzazioni che ci sono state sul territorio, chi a Giamola invece si trovava perché magari in area parco con delle pozzanghere esagerate, quindi senza la possibilità di poter entrare nelle proprie abitazioni. A Maranola troviamo, a Maranola e Trivio in particolare, zone pure con assenze totali di punti luce, quindi strade preparate, allargate, ma che poi portano una difficoltà vera nella vivibilità della città. Quindi insomma abbiamo nel tempo, in questi primi, soprattutto nei primi due mesi del nostro mandato, raccolto le esigenze del territorio. Ovviamente noi ci siamo ritrovati con un bilancio in corso e quindi ci siamo trovati di fronte a un bilancio sul quale abbiamo potuto operare poco, sebbene come manutenzione abbiamo dato già delle prime risposte. Ovviamente tutte queste informazioni raccolte saranno la base per quanto riguarda la manutenzione, in questo d'accordo devo dire con l'intera giunta, soprattutto per il bilancio, per la costruzione del bilancio dell'anno prossimo, di dare ai cittadini della nostra città una vivibilità migliore. Ecco, che parte dalla toponomastica, l'ambulanza che non arriva nelle zone di Ponzanello, al punto luce che non c'è, al marciapiede, ai combinamenti, alle strade, le scarpate che ci sono, insistono su strade comuni. Contestualmente abbiamo portato ovviamente avanti le opere pubbliche già avviate. Ci siamo ritrovati a gestire tutti i progetti plus che abbiamo cercato di portare avanti ovviamente per non perdere finanziamenti. Voi sapete bene che noi abbiamo dovuto operare delle piccolissime modifiche perché plus sono fondi finanziati con fondi di finanziamento europei e di conseguenza il margine di manovra che le amministrazioni può avere rispetto alla modifica del progetto approvato è pari al massimo al 5%, per cui noi abbiamo ovviamente apportato delle piccole modifiche previste appunto dalla legge, ma non abbiamo potuto fare di più. Ci sono